La tendenza ormai c'è. Da 2 settimane calano tutti i dati più importanti dell'emergenza Covid in Veneto. I ricoveri, le persone in quarantena obbligatoria e aumentano i guariti. I tamponi fatti sono ormai quasi a quota 300.000. Le terapie intensive scendono bene ancora, siamo a 163, sono meno 14. Quindi calano i ricoverati e calano le terapie intensive. Non vuol dire che calano le terapie intensive e restano stabili i ricoverati o peggio ancora aumentano. Vuol dire che si esce da terapia intensiva ma si esce anche dall'ospedale. Ora c'è da programmare la convivenza con il virus in attesa della riapertura prevista per il 4 maggio. Domani mattina i governatori italiani si troveranno per suggerire al governo una linea unitaria. Il trend c'è, la convivenza col virus c'è, lo abbiamo detto anche ieri nella conferenza stampa con il rettore e il professor Crisanti, insomma tutti. E noi adesso attendiamo, questa settimana è cruciale rispetto ai provvedimenti del governo. Presentata anche la storica firma sulla variante urbanistica per il nuovo ospedale di Padova, sdoppiato, quello in città completamente ristrutturato e quello a Padova Est per le cure di eccellenza e la ricerca, entrambi da 900 posti, 500 milioni di euro, 50 ettari di superficie, lavori al via nel 2023 e conclusione nel 2027.